Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi di CS è vera e professionale, ragazzi. Oggi parleremo di perdono, perdono, perdono. Come si fa a perdonare e perché si perdona? Si perdona per se stessi, ragazzi, perché come diceva anche il grande Buddha, il grande Gandhi, perdona gli altri perché tu aiuterai te stesso più che gli altri a vivere meglio, a toglierti quel veleno di dosso. Però a parole, con la volontà, tutti siamo bravi, bla 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 bla, poi andiamo dai guru bla bla e ancora bla 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 bla, ma i fatti dove stanno? Io non riesco a perdonare, perdono a parole, ma a fatti c'ho un'acidità qui ogni volta che penso a quella tipa, a quel tipo che mi ha fatto quello sgarro o questo sgarro. Ti parlo a ragion veduta come al solito perché sono esperienze vissute anche sulla mia pelle quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca, ma anche prima quando ero un ragazzo, quando uno dei miei fratelli mi faceva un'offesa, uno sgarro, eccetera, eccetera, ci mettevo una vita per mandarla giù. Non perdonavo facilmente. Quando a 8-10 anni si andava in chiesa con mia madre, mezza suora mancata, mia madre diceva perdona tuo fratello, bla 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 bla, e io non riuscivo a capire quando perdoni significa che devi continuare a frequentare la stessa persona nello stesso ambiente oppure la puoi liberare e andare da un'altra parte, sì o no? Poi nella strada facendo nella mia vita, perché mia madre praticamente si riferiva ai miei fratelli, perdonare, 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 e quindi io inconsciamente da ragazzino pensavo, vabbè, perdono, ma devo stare nella stessa casa con lui, con lei. E naturalmente a parole perdonavo, ma stavo male comunque dentro di me, perché volevo vendicarmi. Poi strada facendo nel corso della mia vita ho incontrato una persona la quale mi ha aperto un po' la mente, prima ancora dell'ipnosi, questa storia. Mi ha detto, io di solito faccio la questua con un prete, però sistematicamente litighiamo, ci offendiamo, poi facciamo pace, ci perdoniamo, bla bla bla, ma a un certo punto ho detto, Don Mario, guardi, io non voglio più. L'anno successivo, dopo 3-4 anni che si ripeteva questa storia, gli disse, Don Mario, io non voglio più fare la questua con lei perché sistematicamente litighiamo, poi facciamo pace, ci perdoniamo, bla bla bla. Il prete non era tanto d'accordo, ma alla fine accettò. Che significa? Perché ti racconto tutto ciò? Perché perdonare non significa, dentro e fuori però attenzione, non significa rifrequentare quella stessa persona, quella stessa situazione, quello stesso gruppo di persone. Perdonare significa liberare il proprio subconsciente, donare per la libertà. E non ti sto parlando in termini religiosi, ma in termini subconsci, laici. Che significa? Che se tu perdoni, lo devi fare per te stessa, per te stesso, però se tu perdoni a livello di coscienza, a livello di superficialità, a livello di razionalità, a livello di logica, non ti servirà. Perché anche il buonanima diceva 77 volte 7, significa che tu devi convincere chi comanda nella tua vita. E chi è che comanda nella tua vita? Il tuo subconscio, il tuo pilota automatico, ragazzi. Ed io, essendo come San Tommaso, essendo un fedele, un seguace di San Tommaso, se non vedo, se non tocco, non credo. Quando conobbi la dottoressa Rina Brunini nel 2008, anno in cui io mi ipnotizzo H24, sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza H24 a certi livelli profondi, come adesso, io sono ipnotizzato anche se non sembra, e non sembra neanche gli esperti di ipnosi, aggiungo. Bene, con il metodo DCS, che è un metodo unico al mondo, l'ipnosi DCS, non esiste altra ipnosi come l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola nel mondo. Neanche tutto quello che vedi sui libri che leggi del passato, del presente e anche del futuro non sarà mai come, perché l'ipnosi vera professionale, prima di essere una scienza riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale e dalla Chiesa, è un'arte, e non tutti sono artisti. Tutti sanno dipingere, ma non tutti sono artisti. Ritornando al concetto di prima, praticamente la mia mente si aprì e capì che si può perdonare dentro e fuori, convince il tuo subconsciente con il metodo DCS, anche con un solo audio MP3 DCS, per non sentirti in colpa, per liberare il tuo subconscio
da quello sgarro che tu non accettavi o non accetti, per vivere in libertà. E naturalmente per fare ciò devi sapere come fare e devi convincere il tuo subconscio, o da solo o andando presso un professionista dell'ipnosi vera, professionale della zona, che però abbia già affrontato casi di perdono, vero perdono, dentro e fuori, soltanto fuori, e che sia uno specialista di questa problematica. Oppure terza, perché al momento il sottoscritto ha sospeso le sessioni online di ipnosi di CS, oppure la terza opzione è quella di fare da solo con un audio MP3 di CS. Faccio un esempio dal titolo No passato negativo, che è un capolavoro unico al mondo. E se segui le istruzioni, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, tu veramente camminerai sulle acque, ok? Perché no? Oppure ego entusiasmo, un altro audio importantissimo di CS. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, però ricordati, hai voglia di dire l'ho perdonato. E la prova del 9 sai qual è? Se tu chiudi gli occhi un attimo e pensi a lei o a lui che ti ha fatto quell'offesa, quell'umiliazione, quella provocazione, quello sgarro, che può essere anche un parente, un amico, un conoscente, un collega, eccetera eccetera, e ti senti l'acidità allo stomaco, oppure senti che il tuo corpo, le tue viscere, il tuo subconscio che controlla il tuo corpo, perché tutto è uno e uno è tutto, reagisce male, bene, significa che non l'hai perdonato, ok? Quando invece chiudi gli occhi ad occhi aperti e ti ricordi quell'immagine di chi ti ha fatto lo sgarro, come la tua ex, il tuo ex, i tradimenti o altro, e non senti nulla dentro e fuori, in alto, in basso, a destra, a sinistra, bene, lì significa che l'hai perdonato a livello subconscio. Quindi il perdono deve essere un perdono subcosciente e non un perdono cosciente, d'accordo? È facilissima l'equazione, ragazzi. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi o ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere, Ipnosi, Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, alla prossima, ciao.